Ciao Caterina! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti quanti, anche Alberto Margheriti. Allora, è iniziato il conto alla rovescia. Per la festa più bella dell'anno, il Natale, 9 famiglie su 10 fanno entrare in casa in questo periodo l'abete. Però, pensate, 5 milioni di questi alberi sono sintetici, 3 milioni e 6 sono alberi veri. La differenza qual è? Io ho chiamato un mio amico, ho detto: che albero prepari per Natale? Ha detto: quello sintetico. Perché? E mi ha detto quello che dicono tutti: è più leggero, è facile da trasportare, da conservare, in casa non chiede aiuto, non vuole acqua, quindi è più facile da tenerlo. Però qual è il neo? È che per fabbricare questi alberi sintetici, il trasporto dalla Cina fino qui in Italia, fanno consumare molto petrolio, quindi inquiniamo l'ambiente, allora bisogna fare attenzione. Poi anche per degradarsi nell'ambiente impiega più di 200 anni. L'albero vero è quello giusto. L'albero vero poi non deve mai mancare. Voi non sapete, ma questa è una tradizione addirittura che risale all'antica Roma. Durante i Saturnali, che era un periodo di festività dedicate al dio Saturno, il dio dell'agricoltura, del raccolto, sin da allora si utilizzavano delle fronde di abete nelle case e per le strade per decorare le case, un segno di buon auspicio, di rinascita. Tradizione ripresa poi dai Celti, per cui si decoravano questi alberi sempreverdi con frutta e candele, e infine cristianizzata. L'abete di Natale, ebbene sì, ha un valore cristiano. Pensate che il triangolo famoso della Santissima Trinità riprende proprio le sembianze di un abete, e all'epoca del Medioevo, nel periodo medievale, venivano utilizzati questi abeti all'interno dei sagrati, decorati con delle mele e con delle ostie. Alberto, come va scelto l'albero e quanti alberi esistono per prepararlo durante Natale? Allora, ci sono tantissime varietà, si può scegliere dall'Abies Normandiana o dal Picea, che comunque sono sempre abeti aghiformi, c'è quello che ha il lago più scuro, lago più chiaro, per cui si può fare una vasta scelta di alberi di Natale. È importante metterlo vero, secondo me, perché comunque diamo ossigeno all'ambiente. Bravo, e questo volevo dire. Gli oli essenziali che vanno nell'aria, certo. I famosi COVI, i composti organici volatili, che fanno bene alla salute. E l'albero assorbe anche l'anidride carbonica, i gas serra, gli inquinanti. A me piace questo. Come si chiama? Questo è bellissimo. Questo è l'Abies Normandiana. Abies Normandiana. Senti, non te li ricordi tutti questi nomi? Più o meno. La notte quando dorme, ha detto tua moglie, ogni tanto... Ogni tanto, sì. Tu sei un grande esperto. Va vista la radice? La radice va vista, è molto importante. Deve essere compatta tutta intera? Sì, deve essere compatta, e quando si svasa è importante aprirla un pochino, aprire per dargli un po' d'aria, che quindi, così almeno quando rivegeta e fa le radici nuove. Nel vaso cosa ci mettiamo? Allora, generalmente sotto il vaso bisogna fargli sempre un bel drenaggio con dell'argilla espansa. Sotto il vaso ghiaia. Prima, se no sotto il vaso, se no il pavimento si macchia tutto con l'acqua. E poi si rimbasa con del terriccio, acidofilo meglio, che gli fa bene in questo periodo, e la pianta poi vegeta subito. Quindi, cui si mantiene anche. L'importante è metterlo in casa vicino a una luce, comunque, non troppo al buio. Però nemmeno vicino alle finestre dove arriva il sole, quindi il sole rifratto dei vetri potrebbe bruciare, esatto, creare problemi. Sì. Umidità nell'aria. Sempre, spruzzare sempre un pochino, spruzzare, le foglie, gli aghi, insomma. Spruzzare acqua, sì. La chioma. Se uno vede un po' di giallume, un po' di aghi rovinati? Ma quello basta tagliarglieli, uno gliele può tagliare, le spunta un pochino e la pianta si riprende. Qualsiasi sia la storia, qualsiasi sia la tradizione, il bello dell'abete di Natale è proprio il fatto che ci si possa riunire davanti in un'atmosfera di pace, di serenità e di condivisione. Hai messo i pacchettini di regalo sotto l'albero? Mi sa che tu quest'anno ne riceverai pochi, Va bene. Bene, Caterina, a te la linea. Ecco, salutiamo tutti quanti. Grazie. Da Margheriti.